Fratelli e sorelle carissimi, confratelli religiosi e religiose consacrati al Signore, carissimi crisimandi e crisimande di Duino Sistiana, di San Giusto Sacro Cuore e della Cattedrale che siete qui presenti a questa celebrazione. Nel corso della Santa Messa noi pregheremo anche oggi umilmente il Padre, perché a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del suo Figlio doni la pienezza dello Spirito Santo affinché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Queste parole dicono l'essenziale sul popolo sacerdotale che noi formiamo. Dal momento che la parola corpo, ripetuta due volte, designa in successione il corpo eucaristico di Cristo e il suo corpo ecclesiale che siamo noi. Diventare un solo corpo è richiedere la grazia dell'unità, intenzione prima e più grande del Signore Gesù e nostra, al punto che nella sua ultima preghiera, alla vigilia della Passione, ha sentito il bisogno di rivolgerla al Padre. Unità che si concretizza nella vocazione di essere come Cristo dei servitori, scelti infatti per lavorare alla sua presenza, consacrati per portare il lieto annunzio ai poveri, secondo le parole di Isaia che abbiamo appena ascoltato, commentate da Gesù nella sinagoga di Nazaret. Segno di unità sono anche gli oli che saranno benedetti per i malati, i catecumeni, gli ordinandi, i crisimandi, perché accompagneranno tutti i gesti di Dio compiuti nella nostra grande famiglia diocesana fino alla prossima Pasqua, unzione del corpo della Chiesa che verrà a ricordarci quella del corpo di Cristo prima della sua Pasqua, fatta usando un profumo purissimo e di grande valore. Segno di unità è questa Eucaristia, tavola familiare dove poniamo il pane vivo disceso dal cielo per nutrirci. Qui noi siamo il corpo di Cristo e diventiamo ciò che riceviamo. Ad ogni Eucaristia noi preghiamo gli uni per gli altri, in unione con il nostro Papa Benedetto XVI, il Vescovo e tutto l'ordine sacerdotale che nella terza preghiera eucaristica diventa esplicitato con il collegio episcopale, tutto il clero e il popolo che il Signore ha redento. Segno di unità è il sacramento dell'ordine che abbiamo ricevuto e nel quale siamo stati invitati a imitare ciò che trattiamo. Quel giorno della nostra consacrazione sacerdotale noi lo ricorderemo tra breve con il rinnovo delle promesse arricchite oggi dall'esperienza dei nostri anni sacerdotali, anni pieni di entusiasmo ma anche di delusioni. Anni sereni, ma anche turbati dalle nostre fragilità. Siamo infatti consapevoli delle sofferenze, per esempio, arrecate agli altri, ferite all'unità che nascono da parole che noi diciamo, dai giudizi che facciamo e che favoriscono divisioni, generano poca stima reciproca, portano a non condividere percorsi comuni e a nutrire poca sensibilità per chi ha opinioni diverse dalle nostre. Cose antiche si potrà pensare, dal momento che si trovano anche nel gruppo stesso degli Apostoli. Lasciate però che vi dica che senza un'attenta correzione dei nostri giudizi corriamo il rischio di causare ferite che fanno soffrire
e durano spesso a lungo nel tempo. Ai segni di unità già indicati ed elencati se ne aggiunge quest'anno uno particolare, la venuta del Papa che ci rimanda all'evangelico «Paci i miei agnelli». È il segno di unità legato al ministero del Papa nella Chiesa. La visita di Benedetto XVI ad Aquileia e a Venezia non può ridursi all'emozione legata al fatto che ci incontrerà nel cuore della Chiesa delle nostre origini. Se ci lasciassimo prendere solo dalle emozioni, dimenticheremmo il servizio che Cristo gli ha chiesto per la sua Chiesa. Questo evento ci offrirà invece l'opportunità di ripensare il grande progetto di amore di Cristo sull'umanità e di ritornare con la mente e il cuore a quell'incontro particolare che ha dato origine alla Chiesa, quello di Gesù con Simone, quando disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, tu sarai chiamato Cefa», che si traduce Pietro. E Pietro, sappiamo, diventerà la roccia sulla quale sarà edificata la Chiesa. È opportuno in questo Giovedì Santo ricordare inoltre che proprio nell'ultima cena a Pietro venne affidato il mandato: «Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno e tu, quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli». Mandato ribadito dopo la resurrezione con le parole: «Paci i miei agnelli, pascola le mie pecore». E nella Chiesa di Roma si perpetua il ministero del Vescovo di Roma, fondamento visibile dell'unità delle varie chiese. Pietro dunque viene per confermarci nella fede e per essere segno di unità. Nel saluto di accoglienza che rivolgerò al Santo Padre ad Aquileia il 7 maggio gli dirò che deve sentirsi come a casa sua, dal momento che ogni chiesa particolare è casa accogliente per lui. Prepariamoci allora ad accoglierlo con la preghiera, ma anche con il cuore aperto, pronti all'ascolto. Carissimi, il desiderio di unità che deve caratterizzare la nostra vita sacerdotale di popolo di Dio radunato attorno al Vescovo ci lega anche ai nostri confratelli defunti dall'ultimo Giovedì Santo. Don Ettore Rizzati, Monsignor Luigi Pontel, Don Bogomilo Bressel, Don Giovanni Bearzot. E siamo gioiosamente uniti, come segno di unità appunto, a quanti quest'anno celebrano ricorrenze giubilari. Penso ai 65 anni di sacerdozio di Monsignor Romano Valle, che si scusa di non essere presente per una piccola sofferenza del respiro. Penso a Monsignor Fioretto Sbogar, a Don Luigi Tavano. Penso ai 60 anni di Don Ottone Bracca, di Monsignor Mario Pini, anche lui assente per indisposizione, a Monsignor Oscar Semcic e a Don Firmino Tadic. Ai 25 anni di Don Franco Gismano, di Don Santi Grasso e di Don Marotta Sinue. Il nostro pensiero va anche ai nostri missionari in terra d'Africa, sia ai nostri sacerdoti Don Flavio e Don Michele, che vivono in una situazione di difficoltà, sia pure, diciamo così, non così grave come altre parti della Costa d'Avorio dove si combatte ancora, ma anche alle nostre sorelle che sono sparse, le religiose, la signorina Ivana e altre che sono in Burkina Faso, dove stanno degenerando anche lì le situazioni politiche. Ai nostri giubilati vanno le nostre felicitazioni e il nostro grazie per il ministero esercitato nella nostra Chiesa. Ad un multos annos, che il Signore ce li conservi a lungo. Amen.